Buongiorno a tutti, buonasera, anzi, siamo live, datemi qualche feedback che sentite, che è tutto a posto, e intanto aspettiamo qualcun altro che si aggiunge. Webinar più che altro per le vostre domande, e poi per fare un po' di riassunto al solito sul mercato del vino, riassunto su qualche funzionalità che abbiamo quasi in uscita sulla piattaforma, e poi naturalmente sono online, credo da questo minuto, i pacchetti, i nuovi pacchetti, li discutiamo, li vediamo assieme e voilà, quindi aspettiamo qualche minuto, la chat sempre al solito a vostra disposizione, e fatemi sapere se si sente e poi partiamo, ragazzi. Mercato del vino che sta ripartendo per quanto riguarda alcuni mercati, insomma, piano piano, sebbene sia un anno molto ottimo. Silvano, ciao, benvenuto e grazie del feedback. Prima volta forse per te in questa chat, perché non mi sembra di averti già visto. Bene, ragazzi, si sta aggiungendo qualcuno, quindi possiamo partire. Allora, intanto è forse questa la prima settimana da lunedì che ho iniziato a vedere un pochino più di fermento, inizia a esserci un pochino più di movimento, sebbene non siamo naturalmente ancora a livelli normali pre-Covid, eccetera, però qualche... Ah, Silvano, ok, ma ho altre domande, benissimo, allora adesso poi mi fai tutte le domande che vuoi. Faccio intanto questa premessa sul mercato, che vi dicevo, sicuramente non siamo ai livelli... Ciao Marcello, non siamo ai livelli pre-Covid, però inizia a vedersi qualcosa negli Stati Uniti. C'è un aumento di movimento a Londra, e invece l'Asia è ancora indietro, Hong Kong è ancora dietro, ma ci sono buone notizie dalla Cina continentale. È vero che noi dall'Italia non lavoriamo direttamente nella Cina continentale, per Cina continentale intendo Pechino, Shanghai, perché è molto complicato spedire, c'è tanto burocrazia che diventa poco efficiente, ma naturalmente si passa attraverso Hong Kong, si passa attraverso Singapore, si passa attraverso i mercati di Macao oppure di Taiwan. E là sono ancora un po' fermi, però se la Cina, come mi dicono, sta diventando nuovamente molto molto reattiva, credo che se non ci sono proprio problemi politici che di nuovo sono gravi, soprattutto Hong Kong sulle strade, ma si riesce ad avere un minimo di tranquillità, anche da lì un pochino il mercato ripartirà. Quindi il discorso è che il mercato del vino, nelle etichette più importanti, questo lo vedete man mano dagli articoli che pubblichiamo sul blog, bene o male tiene, no? Tiene, non ci sono cali vistosi dei prezzi, questo l'avevamo già visto subito dopo il Covid, avevamo visto che la tendenza è quella sostanzialmente a congelare un po' i prezzi. C'è magari una diminuzione dei volumi, c'è stata una diminuzione dei valori in Bordeaux, qualcosa nella Borgogna, ma dall'altra parte sono risaliti un po' gli champagne, sono risaliti i vini italiani, c'è un grosso trend relativamente ai vini dell'altro mondo, quindi sia gli australiani, naturalmente anche i vini statunitensi. Ciao Giancarlo, bello rivederti, buona serata anche a te. E voilà, quindi in generale diciamo i vini importanti, no? Quelli che, dove noi cerchiamo di fare un po' questa nostra passione, che sono i vini pregiati, tengono. Dall'altra parte però, credetemi, il Covid ha colpito fortemente tutta la parte legata alla ristorazione, che ancora non riesce a rientrare diciamo sotto canoni di normalità, né in Italia, dove le città storiche, parlo di Firenze, parlo di Milano, Roma, in parte anche Torino, stanno vivendo sicuramente situazioni non facili, cosa diversa nelle località di mare dove in molti posti hanno lavorato. E poi così anche negli altri posti, ragazzi, sia in Europa che in America che in Asia, sostanzialmente i ristoratori sono la categoria più colpita, più che altro a pranzo, perché molti non fanno smart working e quindi non vanno più a mangiare a pranzo. I volumi dei vini vengono naturalmente ridotti, soprattutto dei vini di massa, soprattutto dei vini che erano quelli che facevano grosse quantità. Quindi la cosa che preoccupa tanti produttori è quello che, ad esempio, questa vendemmia che viene fuori è una vendemmia con una grande qualità, ma anche una grande quantità, e quindi
ci si ritroverà con tantissime bottiglie poi da dover vendere il prossimo anno. Quindi tutto questo ormai, la preoccupazione viene spostata poi al prossimo anno, quando sarà ora di vendere poi le bottiglie della vendemmia nuova. Quindi da una parte il mercato del vino pregiato che tiene, dall'altra parte sicuramente i vini normali che stanno subendo, i vini quelli che vanno nella fascia dello sbicchieramento, della ristorazione, che stanno davvero subendo una forte, forte contrazione. Ma è normale e piano piano io credo che si uscirà anche da quella situazione. Quindi ragazzi, il mercato va avanti, quello che è interessante sono i trend sempre molto positivi relativamente ai volumi e bene o male anche i valori dei vini italiani. Naturalmente i produttori top come Giacomo Conterno, come Bartolo Mascarello, non solo tengono, ma vanno sempre, sempre in rialzo, ma tengono anche produttori meno quotati, proprio perché soprattutto in Piemonte questa 2016 come annata è un'annata che davvero è piaciuta al mercato. Ultime cose che sono uscite, è uscito una settimana fa il Masseto, è uscito il Solaia, è uscito da pochissimo Galatrona 2018, che è stato rilasciato a 52 sterline sul mercato di Livex, esattamente come la 2017, quindi anche i toscani cercano di tenere botta, non abbassando i prezzi, questo è importante, mentre sapete come Bordeaux ha reagito abbassando decisamente i prezzi. Insomma, stiamo cercando di tenere e globalmente i vini italiani sicuramente stanno facendo molto molto bene. Quindi si va avanti, adesso speriamo che la fine dell'anno sia una fine dell'anno nella quale ci siano dei volumi un pochino più alti. E voilà, e anche chi debba vendere in questo periodo possa avere più sbocchi di mercato. Sicuramente è un momento difficile per vendere come prima, nel senso ai prezzi di prima, gli scambi ci sono, ma a prezzi per alcuni vini più bassi. Tendenzialmente, però, ripeto, qualche nota di positività, ciao Paolo, qualche nota di positività c'è. Insomma, si va avanti, lavoriamo come i matti per cercare sempre le migliori occasioni, sia in acquisto sia naturalmente in vendita. Ecco qua. Bene, bene Bartolo Mascarello 2016, se anche la cifra che l'abbiamo messo sui pacchetti si potrebbe già guadagnare qualcosa, e così anche Monfortino dovrebbe attestarsi. C'è grande interesse, soprattutto sul mercato londinese, le cassettine da tre sono molto, molto richieste. Bene, quindi questa è la situazione generale, non è cambiato moltissimo, ma diciamo c'è un po' più di positività da questo punto di vista. Per quanto riguarda la piattaforma, stiamo continuando il grosso lavoro di mettere i documenti di ognuno di voi sotto la sezione download, ci stiamo concentrando in quello, quindi man mano vi ritroverete tutti i vostri documenti, sia fiscali, sia di stoccaggio e tutto quello che riguarda l'investimento nella vostra sezione download. Stiamo andando avanti nelle implementazioni della piattaforma, mi sono segnato qualche bug che c'è ancora e che stiamo andando a risolvere. A breve avremo la possibilità nella lista della mia cantina di andare a ordinare tutti i vostri vini, spostandoli, ordinandoli per nome, per anno, per produttore, per numero di bottiglie, addirittura per guadagno e perdita. Quindi potremo essere molto più operativi su quella tabella. Mi segnalano nella modifica della riga dare la possibilità di modificare anche la data di acquisto per quelli che andrete a inserire, e così viene migliorata tutta la piattaforma anche per coloro che stanno abbonandosi solo al servizio di Wine Value, ossia al servizio per poter monitorare i prezzi dei vini, inserendo dentro con chiamate illimitate qualsiasi numero di bottiglie. Sta andando molto bene, piace anche coloro che non al momento non investono direttamente con noi, ma o hanno già vini in cantina o vogliono monitorare i movimenti avendo tutto su un'unica piattaforma, e questo sta diventando comodissimo. All'inizio non è facile un po' da capire la situazione, perché la piattaforma ancora non è così friendly e non ha così una usabilità come piacerebbe a noi, ma una volta che lo si prova e che si inizia a inserire, che i grafici iniziano a lavorare, poi diventa davvero comoda e diventa molto molto utile. Ecco, da questo punto di vista miglioriamo tutta quella parte lì, andiamo a migliorare anche il grafico, perché nella prossima release avremo la possibilità di andare a decidere che il grafico visualizzi
dati non più statici come adesso, cioè dall'inizio del vostro investimento, o almeno non solo, ma anche sull'ultimo anno, ultimi 6 mesi, ultimi 3 mesi, cioè andare a dire temporaneamente al grafico che possa muoversi a seconda della data temporale che noi richiediamo. Allora, ragazzi, aspettate un attimo che rispondo a un paio di domande. Ciao Fabio, buonasera Manuela. A proposito del bug, ti segnalo che non riesco a scaricare il file Excel dalla cantina. Sì, l'abbiamo già segnalato. C'è stato un ci stanno lavorando, nel senso che diciamo così, hanno risolto un problema su quella cosa lì, ma hanno ha messo fuori posto questa stupidaggine che è lo scaricamento del file Excel, che sarà, da quello che mi dicono i ragazzi dello sviluppo, Francesco che ci ha lavorato oggi, già domani dovrebbe già essere attiva, se va bene, tutta questa funzionalità, che è quello dello scaricamento poi del file Excel. Vi dicevo che il grafico sarà nuovamente più duttile, che questa è una cosa che ci potrà servire non tanto adesso, perché comunque la maggior parte di voi hanno investito durante quest'anno, ma fra 2 anni, per esempio, la possibilità di poter andare a vedere i grafici mese per mese sono molto più efficaci. Poi c'è un po' di bug che mettiamo a posto, ma che sono proprio cose tecniche, fra cui quello della cache, lo sapete, no? Che ogni tanto capita che se non cancellate la cache del vostro browser non riuscite a vedere i pacchetti, non riuscite a loggarvi sostanzialmente. Quindi questo è un problema che adesso risolviamo in maniera automatica, forzando noi tutta quella parte. Insomma, si sta continuando a lavorare, si investe sempre. Ci crediamo fortemente, è un progetto che sta andando bene, soprattutto anche nella parte di Vine Value, che vogliamo diventi non solo uno strumento per gli investitori, ma uno strumento anche per coloro che vogliono semplicemente iniziare a capire qualcosa, perché il problema di coloro, adesso voi siete la maggior parte, siete davvero esperti e sapete tantissimo ormai del mondo del vino, lo vedo che mi scrivete tutte le settimane, e fra l'altro è bellissimo perché comprate a destra e a sinistra e state iniziando a comprare bene anche in giro. Quando avete dubbi, mi raccomando, ricordatevi di scrivermi su WhatsApp, così siete lì davanti alla vetrina. E secondo me, da qui alla fine dell'anno, in tanti posti potete fare degli ottimi affari, ragazzi. Cioè, girate un po' di enoteche, girate un po' di posti, perché secondo me ci sarà anche l'esigenza da parte di tanti operatori di iniziare a smaltire un po' il magazzino. Quindi, sia per fare, tra virgolette, potenziale investimento per rivendere le bottiglie, ma sì, anche da bere. E quindi, insomma, dateci, è un buon momento oggettivamente per andare a comprare. Quindi questa situazione del mercato, questa è la situazione per quanto riguarda tutto ciò che è la piattaforma che va avanti. Abbiamo difficoltà naturalmente a darvi un numero di pacchetti ancora superiore. Ieri dovevamo andare online, ieri con questo webinar e con la pubblicazione di pacchetti. All'ultimo ho avuto occasione di poter prendere qualche bottiglia in più interessante e vi ho fatto aspettare 24 ore in più. Ma se andiamo a vedere adesso i pacchetti che c'erano online, adesso non so se qualcosa è passato. Sostanzialmente le novità, oltre a tante cose che abbiamo riproposto, ma le novità sono l'inserimento dei barori di Giovanni Rosso 2016. Nome sempre più in voga per quanto riguarda il mercato internazionale, non solo con il suo mitico vigno di Londra quasi introvabile di Ester Canale Rosso, ma anche con il Barolo normale e con il Lange Nebbiolo, poi buonissimo da bere per quello che costa, 12 euro a bottiglia più IVA, quella lì, la bottiglia di Nebbiolo è pazzesca, amici miei. Abbiamo inserito Valentini su richiesta di alcuni di voi che volevano di nuovo Valentini in qualche pacchetto. Abbiamo messo interessante Cepparello 2017, anche lì purtroppo solo 6 bottiglie per il momento, speriamo di aumentarle. Abbiamo inserito Belle Époque 2012, anche lì 90 euro a bottiglia più IVA, comunque veramente un buon prezzo. E poi quello che è interessante, sui pacchetti per Londra, che di nuovo stiamo riproponendo in 3 fasce, questa settimana vedrete un pacchetto da 4.278, uno da 6.358 e l'altro da 9.771. Quindi questi 3 pacchetti, che io ricordo sempre, l'investimento a Londra diventa efficiente, diciamo così, o almeno va a pari rispetto a pagare l'IVA e quindi prenderlo con lo stoccaggio in Italia dai 7-8K in avanti. Fatevi sempre questo calcolino. Sapete che comprare con l'IVA significa comprare con l'IVA, 22% in più. Comprare
Comprare a Londra significa non pagare l'IVA, ma significa poi pagare un costo di stoccaggio che ha un certo peso. È un costo di stoccaggio che però ha un andamento particolarissimo, è molto costoso per cifre basse, diventa efficiente, diciamo così, va in parità, il break-even è attorno ai 7-8K, da quel punto in poi è sostanzialmente tutto guadagno. Già sui 10K si guadagna un 10% rispetto a pagare l'IVA. Non vi dico se poi si arriva a 20K, 30K, come hanno fatto alcuni di voi, che veramente pagano veramente poco tutto questo rispetto all'IVA. Quindi vanno a fare un guadagno davvero molto molto interessante, un guadagno direttamente dai costi, ma sapete che poi alla fine della fiera, se dobbiamo rivendere, non è solo il prezzo che abbiamo pagato i vini, ma poi anche il prezzo di stoccaggio naturalmente incide. E in questo naturalmente vi esorto, se avete delle buone cantine, a comprare anche i pacchetti e poi dopo a gestirveli nelle vostre cantine, perché alla fine della fiera non avete nessun costo a quel punto ed è una buona soluzione. Da noi, qui da Grandi Bottiglie, ricordo sempre che si parla di 90 centesimi a bottiglia all'anno come costo, a Londra sono decisamente di più per il fatto che c'è tutta la movimentazione, c'è la spedizione. C'è l'assicurazione che Cuba l'ha molto di più rispetto all'assicurazione italiana. Insomma, c'è un po' di cose che, ripeto, vanno in parità attorno ai 6-7K, poi dipende dal numero di casse, insomma, ci sono un po' di variabili. Quindi abbiamo fatto su Londra un pacchetto da 4.278, secondo me bello, molto bello, dove ci sono 6 bottiglie di Bartolo Mascarello a 250 euro a bottiglia. E che adesso sta già girando sull'Ibex attorno ai 320-330 euro a bottiglia, la Marroni dal Forno a 198, che è un prezzo che dovrebbe garantirci nei prossimi anni una rivalutazione, Valentini a 55 euro a bottiglia, che è un altro ottimo prezzo, e poi la scommessa, Grande Cheseau di Grosfrère 2017 a 210, il prezzo è buono. La scommessa lì è vedere se ci sarà mercato su quel produttore, perché normalmente è un po' un produttore che lavora sul mercato internazionale a fasi un po' alterne. Ci sono dei momenti in cui il mercato lo vuole e altri momenti in cui è più difficile da trovare il cliente, ma tutto sommato a quella cifra lì è molto buono. E vedete già che per fare l'esempio, soprattutto per quelli, se c'è qualcuno oggi collegato di quelli nuovi, per fare un esempio, 4.278 euro, l'IVA lì sarebbe, se ipoteticamente questo pacchetto, invece che essere su Londra, fosse su Alitalia, sarebbe 941 euro, mentre lo stoccaggio per 5 anni, io ricordo sempre, quando diamo lo stoccaggio sui pacchetti, è dato per il periodo che noi consigliamo sostanzialmente, che è il periodo di 5 anni. Naturalmente se si vende prima poi questi costi si abbassano tanto, ma facciamo l'ipotesi, diciamo così, normale, quella fisiologica, dove si va a regime sui 5 anni, si andrebbe a pagare di stoccaggio, assicurazione e quant'altro tutto insieme 1.135. Quindi vedete che ancora non è perfettamente efficiente. Basterà investire ancora 2.000 euro per arrivare al pareggio, ma poi se arrivate a 10K guadagnate un 10% buono. L'altro pacchetto è di 6.358 per Londra e lì abbiamo inserito, amici miei, nuove nuove, ma ancora non ci sono arrivate, però abbiamo avuto appunto l'assegnazione, Richebourg della Domaine della Romane Conti 2017 e Grande Cheseau della Romane Conti 2017, Amarone del Forno, Grattamacco e molto interessante anche il Dominus 2015, vino della Napa Valley che ha preso 100 centesimi. E che stiamo iniziando a inserire anche questi vini. È tutto nuovo un po', nel senso che io in tanti anni di attività non ho mai trattato la California, non ho mai trattato l'Australia, però i grafici ci dicono che da qui ai prossimi anni il nuovo mondo, sia per quanto riguarda Stati Uniti, sia per quanto riguarda l'Australia, sarà sicuramente in ascesa. Quindi perché non provare su un pacchetto da 6.000 euro a mettere 1.300 euro su quel vino che comunque ha preso un punteggione pazzesco? E vedere cosa succederà. Insomma, bisogna avere anche dei vini che siano un po' speculativi per provare naturalmente a fare qualcosa di nuovo. E poi da ultimo un pacchetto invece che è già completo, che ha già in sé quella caratteristica importante della diversificazione delle etichette, che arriva già a un'efficienza piena in termini di costi, perché vedete 9.771 euro di investimento. Di pacchetto su Londra, l'IVA lì sarebbe a 2.150 quasi, mentre lo stoccaggio più assicurazione per 5 anni siamo attorno ai 1.550.
quindi già si va decisamente a risparmiare 600-700 euro su poco più di 9K. Se poi magari a quel pacchetto nei prossimi mesi, nei prossimi anni aggiungete magari altri 2, 3, 4K, a quel punto sicuramente rendete il tutto ancora più efficiente. Quindi non sono tanti pacchetti, perché non è facile, no? Naturalmente riuscire ad avere dei prezzi che siano comunque più bassi del mercato, dove in questo momento poi inizia ad esserci davvero molta competizione sul mercato, no? Quindi lo facciamo, e la nostra piattaforma è una bella piattaforma, più che tutto è una bella community che sta crescendo, e devo dire che vedo persone sempre molto interessate, molto precise. Devo ringraziare davvero tutti voi per tutto quello che state facendo, nel senso che vi state davvero comportando nella maniera più idonea. Ogni tanto vedo ancora qualcuno che si butta nell'investimento in vino senza fare tutta la parte importante che io dico sempre: un minimo di informazione, capire che l'investimento in vino è sempre un investimento che ha un certo grado di rischio e quindi va messo all'interno di un concetto di diversificazione del portafoglio insieme ad altri beni, e poi all'interno dell'investimento in vino diversificare in etichette. Insomma, c'è qualcuno che si butta e compra, bla bla bla, poi mi dice: ma ho fatto bene, ho fatto male, cioè non c'è fretta per comprare. Ecco, ogni settimana in qualche modo mettiamo sempre dei pacchetti che hanno comunque una loro logica. Poi potranno essere più o meno efficienti, potranno guadagnare, potranno perdere nei prossimi anni, ma sono fatti con tutta l'esperienza che abbiamo e comunque con quello che il mercato ci dice anche. Poi se il mercato cambia nuovamente, naturalmente tutto è possibile, e diciamo che è una situazione più pazza rispetto a questa del 2020, dove tutti i mercati sono entrati in una fase in cui non si lavorava più, non è mai capitato. Quindi insomma, io sono molto fiducioso, come sempre. Intanto vi ringrazio appunto del fatto che siete sempre di più, e questo ci dà tantissimo lavoro, ma ci dà anche tantissima forza per riuscire a implementare tantissimo. Intanto rispondo a qualche domanda. Ciao Donato, buonasera. Il pacchetto da 1328, tu aggiungeresti le tre bottiglie di Rouleau per renderlo un po' più speculativo, oppure le sei bottiglie di Poggio di Sotto? Allora, fammelo vedere così ti rispondo in tempo reale. Allora, il pacchetto da 1328 è un pacchetto che ha dentro un po' di Piemonte con il Cannubi di Rinaldi, c'ha la Toscana, c'ha Brovia, belle le sei bottiglie di Brovia. Una scommessa è già dentro il vino al Saumur Rouge di Ghibertot, il prezzo è basso, per cui secondo me lì si guadagnerà. Ratti è abbastanza una sicurezza. Tu mi stai chiedendo se Poggio di Sotto o Rouleau. Beh, sono due vini molto diversi. Sicuramente Rouleau è più potenzialmente più speculativo, può esserci, diciamo così, fin quando non vengono bevute sul mercato una certa quantità dei 2016, può esserci un po' più di difficoltà di rivendita, ma in prospettiva, se stiamo parlando sempre di un investimento nei prossimi 5 anni, Rouleau potrebbe essere più speculativo. Poggio di Sotto è più una sicurezza. Già adesso, sostanzialmente, se quel pacchetto lì, ipotesi, fosse esente da IVA perché lo si mettesse a Londra, probabilmente si guadagnerebbe già immediatamente. Con l'IVA ovviamente no, bisogna lasciarla scorrere, quindi tu compreresti quel pacchetto in questo momento e probabilmente andresti sotto indicativamente su un prezzo ipotetico di vendita adesso di un 10-15%. È chiaro che nei prossimi anni ne uscirai prima col Poggio di Sotto, ma secondo me non si guadagnerà come si potrebbe guadagnare dalle tre bottiglie di Rouleau. Dipende, insomma, ragazzi. Non voglio spingervi troppo da una parte o dall'altra, perché poi non abbiamo la sfera di cristallo. Sono due grandi etichette, due grandi etichette, per cui prendi in considerazione quella che magari ti completa un po' meglio il pacchetto. Forse a vedere il pacchetto da 1328 direi che non hai borgogna, e quindi forse le tre bottiglie di Rouleau mi sembrano più indicate. Giancarlo, ciao Emanuele, ciao a tutti. Si parla sempre ovviamente Valentini, ma come lo vedi Emilio Pepe in prospettiva? È molto buono, però non c'è quel mercato internazionale di super appassionati, soprattutto statunitensi, che ha invece Valentini. Cosa voglio dire? Almeno quello che abbiamo noi qua in grandi bottiglie. E qua apro una parentesi importante, perché siete un po' di gente collegata, e poi al solito da questa sera sarete molti di più che lo vedrete poi dopo
in streaming e quindi su YouTube andrete a rivederlo, ma soprattutto coloro che adesso non possono, che sono al solito sempre tanti, lo riguarderanno con calma. Apro questa parentesi. È chiaro che, ripeto, i pacchetti sono fatti con alcuni concetti: concetto di diversificazione delle etichette, concetto di un buon equilibrio all'interno, e poi naturalmente ci si basa sulla clientela anche che ha grandi bottiglie. Sapete benissimo che voi comprate questi pacchetti, ne diventate proprietari al 100%, quindi quei vini sono vostri, sia che li tenete a casa vostra, sia che li stoccate dove li stoccherete, ma sono vostri e ne farete quello che volete. Ma naturalmente io mi metto già nella situazione in cui qualcuno di voi a regime potrà dirci che ci concederà la possibilità di vendere noi questi vini, aiutarvi a rivenderli, insomma, in qualche modo. E allora naturalmente fare riferimento anche alla clientela che abbiamo noi, al nostro network di clienti, è una cosa che mi fa sempre decidere come comporre un pacchetto rispetto ad un altro. Per questo motivo, questi magari non sono i migliori pacchetti del mondo, e magari possono anche essere pacchetti difficili per altri operatori. I nostri clienti tante volte queste cose le acquistano e quindi creo dei pacchetti dove so già che normalmente ci può essere una buona possibilità di rivendita. Poi magari fra 5 anni cambia tutto, i clienti vanno via e cambia tutto, però questa è una variabile che per noi è importante. Quindi qual è il discorso? Emilio Pepe è un ottimo produttore, c'ha una clientela di privati, quindi in Italia noi abbiamo una clientela, ad esempio, di privati italiani che ci comprano i vini di Emilio Pepe quando sono vecchi. Quindi sì, diciamo, compri adesso Emilio Pepe, fra 5 anni lo rivendi, potrebbe esserci un mercato, però bisogna comprarlo relativamente basso. Valentini ha un appeal diverso, c'è niente da fare, è considerato a un altro livello, è considerato decisamente più su rispetto Pepe ed è più facile venderlo sia in Italia sia all'estero. Giancarlo, sempre quest'anno il distributore l'hanno messo su assegnazione, questo può accompagnare un futuro aumento di valore? Il valore è indipendente dal fatto che sia su assegnazione. Valentini e Valentini, non ce n'è mai tantissimo in giro, si è sempre rivalutato nel corso degli anni, una politica da parte dell'azienda straordinariamente lungimirante che fa solo mercato italiano e l'estero non lo fa e permette a noi operatori naturalmente di commerciare i loro vini all'estero. Io parlo sempre di Francesco Valentini, non solo come di un grande vigneron, ma sia di lui che di tutta la famiglia come persone che sono illuminate in questo mondo in cui purtroppo invece tanti altri produttori e distributori non hanno nessun tipo di lungimiranza, purtroppo anzi, sono sempre abituati a guardare da lì a 1 metro e quindi naturalmente cambiano le cose. Loro sono strepitosi. Marco, ciao Emanuele, vorrei sapere giusto un paio di cose, cosa ne pensi di Catawiki, poi del Barolo 2016 della Gromis di Gaia, la Ricolma 2015, pagate 50 euro l'uno. Bene, la Ricolma va benissimo, da Gromis viaggia su prezzi bassi, nel senso che normalmente si riesce a commercializzare bene in grosse quantità a prezzi più bassi. Su Catawiki io non ci lavoro perché non mi piace lavorare su quel tipo di piattaforme, così come non mi piace lavorare sui vari forum, non faccio forum Gambero Rosso, altri forum, altri gruppi Facebook dove si fa compravendita fra privati, non per cattiveria, ma perché non avremo il tempo di poter gestire situazioni con persone che non sono professioniste, nel senso che comprare vini lì sopra poi richiederebbe delle attenzioni di tanti generi che non abbiamo più il tempo di farlo. Teniamoci, 15 anni fa, 20 anni fa si comprava e si vendeva sul forum di Gambero Rosso dove c'erano delle persone che erano strepitose, grandi professionisti. Adesso è cambiata un po' la situazione, quindi bisogna fare più attenzione. È possibile fare anche naturalmente degli affari, ma a me non interessa. So che le commissioni Catawiki ci sono un po' alte, però so anche che c'è un certo tipo di mercato, quindi ad esempio quando andrete a rivendere anche pacchetti comprati tramite la nostra piattaforma, quella potrebbe essere una via di vendita che non prende in considerazione la mia azienda, ma che potete prendere voi come privati. Ciao Emanuele, a proposito del mercato internazionale o meno, potresti darmi un criterio di scelta sui Barolo? Mi spiego. Perché una Giulianeri fa investimenti e un Pooderi Navoni no? Quanto contano i crù? Aiuto, è una domandona e richiederebbe probabilmente una spiegazione molto approfondita. In linea di massima ti faccio un esempio: Giulia Negri
ci abbiamo scommesso perché sappiamo e conosciamo molto bene il suo metodo di produzione, non solo, sappiamo che tipo di persona è, sappiamo che tipo di contatti internazionali ha, sappiamo quanto è brava nel marketing e nel lavoro che fa, che pre-Covid significava semplicemente girare in continuazione tutti i mercati internazionali per posizionare i suoi vini. La velocità con cui si è già posizionata, nonostante sia all'inizio, è molto importante. È una ragazza brava, le vigne sono strepitose, basta fare un salto da lei, andare a Serra Denari e vedrete le vigne nella zona più alta di La Morra, avete tutte le langhe sotto, sostanzialmente. Per cui ci scommettiamo per questi fattori. Poi è chiaro che è una scommessa, perché non c'è uno storico alle spalle che ci può dire che quei vini potranno salire tantissimo. Ma sì, Poder Einaudi non si è mai mosso, non ha mai fatto mercato internazionale e non vedo quali siano i motivi per cui dovrebbe incominciare a farlo. Non è mai nel focus dei grandi critici americani, o almeno non ho mai visto interesse rilevante, no? Poi è chiaro che Einaudi farà degli ottimi vini e avrà magari un suo mercato molto ben specifico. Il problema è che io non lo conosco e so benissimo che non è possibile conoscere tutto, quindi non metto nei pacchetti Einaudi in questo momento. I cru contano, normalmente naturalmente si prezzano di più dei vini normali, ma con eccezioni. Tante volte sono troppo cari, allora i mercanti internazionali o i clienti internazionali preferiscono magari comprare i baroli base. Insomma, non c'è una risposta univoca, bisogna poi andare a vedere vino per vino. Omar, buongiorno, sono rimasto due o tre passi indietro. Come si chiama la piattaforma? Dove trovarla? Omar, sei nuovissimo. La piattaforma si chiama investireinvino.it. Il consiglio che ti do è registrarti gratuitamente in maniera tale da poter poi scaricare all'interno del tuo account la guida. Nella guida ci sono domande e risposte, lì inizia a capirci qualcosa. Poi c'è un gruppo Facebook, sempre che si chiama Investire in Vino. E lì puoi iniziare a guardare cosa postiamo, puoi chiedere aiuto agli altri e poi naturalmente ci siamo noi per darti le varie spiegazioni. Quindi un grandissimo benvenuto anche a te nella nostra piattaforma. Ragazzi, stiamo andando alla grande. È da poco che abbiamo creato tutto questo, ma sta funzionando, ci conosciamo sempre di più fra di noi. E insomma, speriamo di ottenere anche dei buoni risultati, anche perché oggettivamente negli altri settori della finanza, eccetera, c'è poco che sta andando. Forse loro mi dicono che forse si è di nuovo ripreso loro, ma vediamo. Allora, se non avete più domande, i pacchetti bene o male ve l'ho spiegati. Da settimana prossima si riprende naturalmente sempre il mercoledì, giorno classico per la pubblicazione dei pacchetti. Questa settimana, ripeto, per riuscire a buttarvi dentro le due bottiglie della Romane Conti, ho deciso di posticipare di 24 ore e voilà. E poi la piattaforma sempre sotto sviluppo, sempre avanti per coloro che vogliono avere la funzionalità anche solo di monitorare con chiamate limitate i prezzi di qualsiasi vino. Il prodotto si chiama Wine Value. Ricordo sempre che l'abbonamento standard, quello da 99 euro, vi dà diritto a vedere i pacchetti ogni settimana, ad avere le informazioni e tutto ciò che riguarda tutta la parte informativa di Investire in Vino nel blog, anche naturalmente i vari articoli premium che sono chiusi solo per coloro che hanno l'abbonamento a pagamento. Quando comprerete dei vini sulla piattaforma, dopo aver visto i pacchetti, ritroverete tutti quei vini all'interno della sezione La mia cantina con tutti i movimenti di prezzo e finisce lì. Se volete inserire anche vini esterni comprati altrove o vini da monitorare con chiamate illimitate, fate da subito l'abbonamento a 149 euro, così avete tutto dentro. Altrimenti, poi, una volta fatto quello da 99, dovete poi aggiungere altri 99 euro per il servizio di cui stavo parlando, che si chiama appunto Wine Value, che è acquistabile appunto separatamente, 99 o 9,99 euro al mese. Ragazzi, cosa dire d'altro? Se avete altre domande fatemele adesso, altrimenti al solito per tutti coloro che sono abbonati avete il mio cellulare, avete il mio WhatsApp, mi mandate un WhatsApp e io vi richiamo, oppure ci messaggiamo a seconda di come siete più comodi. Ci aspetta una fine dell'anno bella intensa, perché nei prossimi settimane, nei prossimi ottobre,
si andrà a bomba ancora con Monfortino 2014, si andrà forte ancora con qualche Borgogna 2018, si andrà avanti con Bartolo Mascarello, cercheremo di acquistare un po' di cosine anche esterne, e poi uscirà Miani, e poi ci sarà qualcosa di Valentini ancora, insomma ci saranno un po' di belle uscite per cercare di chiudere bene per quanto possibile questo anno pazzesco. Poi io credo che l'80% di noi il 31 dicembre di quest'anno si prenderà la bottiglia, una buona bottiglia in cantina e ce la beviamo, non voglio dire che ci ubriachiamo, ma insomma, facciamolo passare questo 2020, che è un grandissimo, grandissimo casino. Lato positivo qual è? In tutta sincerità, che nonostante il Covid, nonostante tutto questo caos che c'è, il mercato del vino comunque è dinamico, continua ad andare avanti. Immaginatevi voi che cosa sarà, se davvero ci potrà essere un rimbalzo nel 2021, se esce questo benedetto vaccino, e cosa succederà in termini anche di, non voglio dire di frenesia, ma di entusiasmo, che è quello che oggettivamente adesso manca, no? Io la grossa differenza che vedo rispetto allo scorso anno, lo vediamo anche nei nostri fatturati, noi stiamo tenendo benissimo qui in grandi bottiglie, per fortuna, però quello che manca è l'entusiasmo, cioè lavori ugualmente, ma dall'altra parte hai clienti che veramente stanno faticando e quindi comprano, però è tutto più complicato, sono più nervosi, hanno bisogno delle bottiglie più velocemente, c'è una serie di tensioni per cui si lavora uguale, ma si lavora un po' meno bene. Detto questo, il mercato del vino è ancora baciato da Dio, perché ho tanti amici che sono in tanti altri settori merceologici, e credetemi, ragazzi, qua non si tratta più di lavorare male, si tratta proprio di stare fermi. Quindi, insomma, meno male che è un mercato ancora, il mercato poi dei vini ancora di lusso, è sicuramente un mercato che tiene molto molto bene. Ragazzi, allora i pacchetti sono andati online, forse qualcosa è passato. Le notizie le avete, per qualsiasi cosa scrivetemi e niente, insomma, buon vino tra settimana, bevete sempre alla grande e poi vi farò una sorpresina nella prossima settimana, vi darò la possibilità, non per investimento, ma per cose da bere, di acquistare qualcosina di molto molto particolare a prezzi buoni per bercervi, insomma qualche cosa di virtuale, per cui ci stappiamo una bottiglia insieme a un prezzo molto più basso di mercato, solo per noi. Alla prossima, amici, e grazie ancora, per qualsiasi cosa scrivete. Ciao ciao.